Benvenuti allo stand Toyota. La novità, la CHR. Qualcuno dirà sì, ma io l'ho già vista. Magari al Salone di Ginevra dell'anno scorso. Sì, può essere. Anzi, Salone di Ginevra 2016. La cosa che però non abbiamo ancora visto sono gli interni, che adesso vi svelerò. Però prima facciamo un giro intorno alla vettura. Allora, CHR. Si va a collocare, per darvi un'idea, nel segmento niente meno che della Qashqai, che da paraurti a paraurti segna 4,36 m. Qui la vediamo in diverse colorazioni, marrone, lì in fondo c'è di un bel blu, bianca, grigia. La linea, devo dire, è molto sportiva perché, come vedete, hanno proprio voluto richiamare quasi una coupé, tant'è che la maniglia di apertura è collocata qui in alto. Già che ci siamo, facciamo un giro dietro. Mi accomodo. C'è da dire che in effetti i sedili anteriori sono belli massicci e hanno questo profilo con il poggiatesta quasi integrato. Insomma, si sente che davanti c'è questo bel sedilotto grosso, però nonostante ciò lo spazio dietro è sufficiente per due, un po' meno per tre. Magari comunque il sedile adesso è completamente arretrato, quindi non fate caso alla distanza dalle mie ginocchia. Ad ogni modo, Toyota ha pensato anche ad un pratico ricavo, un incavo per le bibite, che non guasta mai. Ma il pezzo forte, come vi dicevo, sono gli interni. Ho finalmente svelato gli interni della CHR. Totalmente nuovi per Toyota, e lo dimostra il fatto che abbiamo, a parte lo stereo acceso che devo cercare di abbassare in qualche maniera, credo così ce la posso fare, ecco qua, totalmente nuovi come dicevamo, e lo dimostra il fatto che adesso c'è questo grosso display da 8 pollici sospeso, un po' come vuole l'ultima moda in campo di, insomma, arredamento degli dell'abitacolo. Totalmente nuovo anche il volante, quindi i comandi al volante. Il fatto che la plancia sia sospesa ha fatto sì che, insomma, ci sia tanto spazio sul tunnel centrale, e questo è un bene perché ormai non si sa mai dove riporre gli oggetti. Qui infatti ho una bella tascona, una bella vaschetta profonda, e anche qui ho una vasca che in effetti non è chiusa, però comunque mi consente di riporre gli oggetti. E poi le classiche prese USB e il jack. Allora, sono stati comunicati anche i prezzi, ve li leggo perché non me li ricordo ovviamente. Si parte da 25.700 euro fino a un massimo di 34.400 euro. Due le motorizzazioni, abbiamo un turbo benzina da 116 cavalli, cioè disponibile sia due ruote motrici che 4 WD, e poi abbiamo l'ibrido di Toyota, 122 cavalli, disponibile solo in allestimento 4 WD. Beh, in effetti bianca non è male, io però la preferisco di questo bel blu. Ecco, giusto perché la stiamo inquadrando, davanti si nota proprio anche qui il nuovo corso stilistico Toyota, lanciato poi tra l'altro anche dalla nuova Prius, che è qui dietro, che adesso andremo a vedere. Quindi fari molto sottili che creano questo profilo unico con la mascherina nuova Toyota, e ovviamente full LED anche per quanto riguarda le indicatori di direzione, e poi molto particolari anche la fanaleria posteriore che possiamo vedere qui. In effetti è un motivo che forse da qualche parte ho già visto, però ad ogni modo è sicuramente molto riconoscibile. E questi grossi fari a C che abbracciano il portellone sono sicuramente molto riconoscibili. Bene, io mi sono soffermato davanti al frontale della Prius, che già conoscete, lo so, per farvi capire quanto sia differente quello della Prius plug-in, che è là dietro, che andiamo a vedere. L'avete bene presente? Sì? Avete capito quindi? Come è fatto? Bene, venite con me. Perché l'altra novità al Salone di Parigi 2016, nello stand Toyota, è la Prius plug-in. Eccola qua, eccolo qui. Questo è il nuovo frontale. Sono differenti i fari, come vedete, sono questi cubettini, non sono più unici come nella Prius, diciamo, liscia. E poi è diverso anche il motivo delle luci diurne e degli indicatori di direzione.
Ma la vera particolarità, proprio perché plug-in, sta nel fatto che si attacca alla spina. Quindi le batterie agli ioni di litio io posso ricaricarle, posso fare il pieno di elettricità in poco più di 2 ore e posso percorrere, udite udite, 50 km senza che il motore benzina debba bruciare una sola goccia di carburante. Il tutto fino a una velocità massima di 135 km orari. Mica male. Altra cosa simpatica, già che ci siamo, è il tetto. Non so se ci avete fatto caso, ma è un pannello solare. E questo fa sì che alcuni strumenti di bordo, come il condizionatore, per esempio, possa funzionare anche quando la vettura è spenta tramite proprio il pannello solare sul tetto. Devo dire che questo colore, non so, lo chiamerei acqua marina, le sta proprio bene, proprio le restituisce quest'idea di green, di ecologico. È più cattiva rispetto effettivamente alla Prius liscia. Questo frontale non mi dispiace, devo dire. Dentro sostanzialmente rimane la stessa auto, per cui non ci sono differenze. Ma già che ci siamo, diamo un occhio anche all'interno. Eccolo qua l'abitacolo della Prius plug-in, sostanzialmente, come dicevo, invariato rispetto alla classica Prius, quindi la strumentazione al piano superiore in un unico schermo grande e poi il display grosso da 8 pollici touch. Carino questa levetta del cambio così, poi cambio. Ovviamente è elettrica, è un CVT, però fa scena, eh?